Cosa serve per fare lo spinacino? Ovviamente uno spinacino, in questo caso è di vitellone perché avevo bisogno di uno spinacino più grande di quello di vitello. Poi ci servirà della mortadella di Bologna tritata, del formaggio, in questo caso il parmigiano, o anche un pezzettino di fontina che poi farò a cubetti. Poi questo è un po' di basilico liofilizzato, se non avete quello fresco, questo l'ho preparato io. Poi del prezzemolo, dell'aglio. Poi un trito di carne di maiale e di vitellone. Aggiungiamo gli aromi, il pepe. Un pochino di aglio secco, se volete aggiungerne magari ancora un pochino. E poi ci vorrà del pan grattato o della mollica di pane bagnata nel latte. Altra cosa, ci vorrà dello spago e un ago grosso da lana per cucire poi lo spinacino. Servirà anche un uovo. Iniziamo con il preparare il ripieno dello spinacino. Allora, faccio a cubettini. La metto direttamente nella ciotola, la fontina, quella valdostana, che è buona, che aiuterà a legare e a dare un buon sapore. Aggiungo il trito. Non mi servirà tutto, il resto lo userò per fare un ragù oppure delle polpette, dei messicani, così è sufficiente. Aggiungo anche la mortadella. Poi in Brianza la mortadella è un'altra cosa e si fa col fegato. Bene, poi mettiamo il parmigiano. Il prezzemolo con l'aglio, io sto usando quello del nostro orto che è stato congelato. Cominciamo a mettere un pochino di sale. Metto l'uovo, aggiungo un cucchiaio di pan grattato, comincio a mescolare. Prima con la forchetta e poi userò le mani per amalgamarlo bene. Manca un po' di basilico, eh? Come vi ho detto, questo l'ho preparato io. Più avanti vi lascerò anche le ricette per preparare le verdure essiccate. Aggiungo ancora un pochino di sale. Ok, iniziamo allora a lavorarlo con le mani, eh? Così si amalgamano bene le carni con anche la mortadella di Bologna, il formaggio, l'uovo. Bene, ancora un pochino, ho quasi finito. E poi ci prepariamo a riempire lo spinacino. A cucirlo. Bene, questo è pronto. Adesso preparo lo spinacino. Se valla per... Adesso riempio lo spinacino. Lo prendo così con le mani, cerco di spingerlo molto in fondo
più in fondo che posso, aiutandomi anche così, schiacciando con le mani. Ecco, vedete che sta scendendo. Non deve essere troppo pieno perché altrimenti poi vi salta la cucitura e il ripieno esce. Lo spingiamo un po' come si fa col tubetto, lo strizzate un po' e scende. Poi una volta che è riempito si può anche accomodare, insomma. Abbiamo quasi finito. Operazione veloce. Eccolo qua. Vediamo un pochino se è troppo. No, direi che va bene, non è gonfio al massimo. Adesso però lo devo cucire. Ho già preparato il filo per questa operazione. Ho messo il filo doppio, così tiene. Si fa un nodo come si fa quando si cuce e poi si comincia a cucire. Allora, qua è un po' scivoloso perché ovviamente la carne resta bagnata. Dunque lo cucio così per maggior sicurezza. Poi quando è cotto basta tagliarlo via via subito, non dà problemi. Ecco, così. Non è un'operazione difficile. Io tengo un ago di quelli che si usano per la lana e un rocchetto di cotone proprio per queste operazioni, perché mi capita ogni tanto di dover cucire o legare qualcosa. Mi capita ogni tanto di dover magari fare qualcosa di ripieno e lo devo cucire, per cui è bene avere qualche cosa comunque che serva solo per quello. Vedete com'è facile? Facile e anche veloce. Tenete a portata di mano magari della carta per asciugarvi le mani se comincia a scivolare, e non bucatevi. Guardate, ho già finito. Per cui la prossima operazione sarà metterlo in pentola, mettere gli aromi e poi farlo cuocere nel forno. Do sempre una prima rosolata sul fornello e poi lo passo al forno. Ci vorranno, penso, un paio d'ore per cuocere, forse anche qualcosa meno. Bene, poi si fissa con un bel nodo, un po' come quando si cuce, insomma, e poi si taglia. Ecco fatto, il nostro spinacino è pronto. Ecco qua il nostro spinacino cucito, ripieno. Mi raccomando, state attenti a non bucarlo. Adesso l'unica cosa da fare è magari massaggiarlo un attimo per distribuire bene il ripieno in tutte le parti. Davanti ad esempio, e vedrete che sarà un piatto buonissimo, apprezzato dai vostri ospiti o comunque della vostra famiglia. Lo spinacino in pentola, ho messo gli aromi, mettete quelli che preferite, e poi dopo farà un po' di rosolatura sul fornello. Metterò del vino bianco secco e poi lo metterò in forno a 230 gradi fino a cottura. Lo spinacino è pronto, adesso basterà tagliarlo. Allora controlliamo, ecco qua, il filo è venuto via tutto. Bene, tagliamo lo spinacino.
Perfetto, guardate. Perfette, sono perfette, la cottura è perfetta. Ecco il nostro spinacino pronto. Questo basta per 4-5 persone. Playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago.